Piazza del Mare gremitissima ieri sera per la presentazione del Giulianova Calcio. Conferme sì, tra queste il tecnico Luciano Cerasi, ma anche tanti volti nuovi, perché dopo un paio di secondi posti consecutivi in altrettanti stagioni molto positive, stavolta si punta forte al salto di categoria e la piazza è pronta a spingere la squadra nell'anno che riproporrà anche il derby col Teramo, col quale si prevede un testa a testa per la vittoria finale. Gli obiettivi della società: sicuramente fare bene, cercare di fare meglio dell'anno passato. La squadra è competitiva, la squadra è importante, nel calcio non c'è nulla di scritto, però quello che io pretendo dai ragazzi è il massimo impegno, anche perché quest'anno si indosserà in maniera ufficiale il logo del Giulianova Calcio 1924, che negli altri anni abbiamo avuto in formato prestito, quest'anno è il nostro definitivo, grazie ai giugliesi per sempre, quindi dobbiamo onorare doppiamente quello che è il... quello che è il fascino di Giulianova, la gente che ci coccola di tutto, quindi dobbiamo essere bravi quest'anno a credere di poter fare qualcosa di più dell'anno passato. Il merito di questa società, che ha fatto tornare entusiasmo, che è riuscita a riunire i settori giovanili della città, che è riuscita a far tornare allo stadio tanta gente che non andava più allo stadio. Noi abbiamo creduto sin da subito in Mucciconi e nel suo staff, perché sappiamo chi sono. Sono persone di Giulianova che hanno tifato insieme a noi nel corso degli anni in tutti gli stadi d'Italia e sapevamo che volevano fare bene, quindi il merito è solo loro. Non si nasconde il tecnico Cerasi, che peraltro lancia un monito: non c'è solo il derby col Teramo. Tante squadre hanno allestito anni passati squadre forti qui e poi non hanno vinto, quindi noi dobbiamo stare attenti a questa cosa di già aver vinto. Non è così, ho questi 2 anni di esperienza che il campionato si vince nelle 34 partite, non nelle 32, perché pensiamo al Teramo, che io assolutamente non è quello che è l'ultimo dei miei pensieri, con tutto il rispetto del Teramo.